So welcome Frankija and to Adriana. Now we are going to start the second session of the meeting of today that were for like aligning before the Climate Social Forum that will happen tomorrow with the opening plenary at 2:30. We made like the first session for like aligning a little bit on the process and how the Climate Social Forum will happen. And now we will take some part of the meeting to train who will be moderator and will facilitate the discussion inside the Climate Social Forum. So thank you for joining. Also for the ones that maybe are at the first time here, maybe we can make a brief recap of the session before, very, very fast, and then we can go into the training session for moderators and speakers. So we will start in 1 minute. Thank you for joining. Okay, let's start. So, thank you very much for being here. I'm Domenico from Hubs in Italia. Here is my face here. And thank you for joining. And first of all, as this is like the session for train the facilitators and the moderators for the Climate Social Forum, the first thing that is inside the facilitation mode and moderation of a session is to give the floor and to introduce the speakers and the people. So now, welcome also to Pauline that now is joining. Hi, Pauline, welcome. Thank you for being here. Hi. Hi. So we are starting now the moderation session, moderation training. And I was saying that the first thing that during a call a moderator need to do is of course to introduce the speakers and also to give the possibility to the speakers to introduce themselves. It's also nice to introduce the call by presenting you. For example, I'm Domenico, I'm from Hubs in Italia, and I will moderate this session regarding the facilitation training. So this is something that you can start, for example, during the conference. Hi, I'm name organization, and I will moderate this session. This is the first thing that stands properly in the facilitation mode. The second thing is, I said, giving the floor. So I give the floor to you. Let's imagine that we are now on a round table or on a Talanoa dialogue and so on. And I ask you to introduce yourself. So let's give a round of introduction. We can use several methodology, for example, to let all the people introduce themselves. Usually, for example, in my experience, I use the pass the ball strategy. So I will pass the ball to Umberto. So Umberto, please introduce yourself. Umberto, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, sorry. Hi, I'm Umberto Bozzolini, climate reality leader, so member of the Climate Reality Project.
founded by former Vice President, U.S. Vice President Al Gore, about climate change and its solution. Thank you for being here. I'm giving the ball to Sol. Sol, can you hear us? Okay, if someone doesn't speak or is like with the microphone on, off and is not in present, let's continue. Let's wait a few minutes. Okay, let's give the ball to... Maybe... I'm checking the name, sorry. Adriana? Hi. Hi, welcome. Thanks. My name is Adriana. I'm from above. I have 25 years old. I'm a student of biology. I'm really glad to be here with you, sharing all these different opinions about climate change. And I don't know, I really expect to learn from you guys and all the experience about that. And it will make me to renovate my experiences in this. So thanks for having me. And I pass the ball to, let me see, Pauline. Pauline, can you hear us? You want to introduce yourself? Okay, let's pass the ball to one other. I think that's last Adedeji. Okay, should I mention another one? Yeah. Okay, let me see. Sol, are you there? No, I think Sol, she's busy, but okay, Adedeji, it's your turn. Yeah, good day, everyone. Sorry for coming in late. I'm so sorry, just end of everything. I'm Aditya Adedeji from Nigeria, and intern at Energy Commission of Nigeria as an assistant research officer here in Nigeria. And it's nice to be here. Very nice to see everyone. Thank you. Hey, thank you very much. And so after like starting the round of presentation, we can also start the discussion. I say this is a way to lead also the conversation during the forum. And I mentioned also one detail. This is mainly the way when we are organizing something like roundtables or Talanoa's dialogues or something that is more participative. We can have also another style of taking the floor and managing the online conversation. For example, if we have more like a vertical introduction or something that is more related to expert speakers, could be nice also to say, I am Domenico, I will moderate the session. And now I will give the floor to Umberto and a brief presentation of him. For example, Umberto is one of the climate leaders from the Climate Charity Project, is very expert in, digital activism. And nowadays, digital activism is a very interesting form of activism. And so Umberto, I will let you the floor to explain better what means on digital activism. So, We now make two styles, for example, managing the online conversation. One is more participative and is more when we have, roundtables together or we have something that is more peer-to-peer. Another one is more for experts. For example, when I want to give the floor to a scientist or something that
or someone that is expert in one field, I give a brief introduction of him, and then I'll give the floor to him. Then Umberto will take his speech and so on. And okay, then the talk continues because Umberto will take like his explanation and so on. And usually, as we have seen into the Climate Social Forum, we have also several spaces for discussion and interaction. Just to introduce Adriana and give a little bit some alignment point for all. In the Climate Social Forum, we are organizing this series of events that wants to talk about the different crises that we are facing, that are the social, the environmental, and also the health crisis. And we created several like online events to foster a virtual agora. A virtual agora is something like a place where experts, activists, volunteers are matching in order to discuss and talk about possible solutions and so on. Before continue, I like resume a little bit the session that I did before, because this is functional also for our next part of the training session. The very goal that comes into the Climate Social Forum project is to come with some ideas and proposal related properly to the crisis that we are facing and how we want to achieve this goal. We'll start from the beginning. So I will be very brief on this. Sorry if I will go fast. You will have also the recording of the call that I will share in the chat. So don't worry, and also by email. So, as I said, the virtual agora will consist of in online events to develop proposal at local, national, and global level. We managed to create three levels documents that are the national, global, the local governance level, the global governance level, and the national governance level. And these are all shared in a folder that is inside our repository. And of course, for the ones who will volunteer during the forum, we will provide also the link to the Climate Social Forum folder. So each document is divided into the different tracks that we are addressing during the Climate Social Forum. And each track is organized in this way, in this kind of framework. We try to use the Talanoa structure. Talanoa is a methodology that comes from the Fiji Island, and it's based based its problem solving style in three questions that are where we are, the state of art, where do we want to go, so our like goals, our projection in the future, and how do we want to get there, so methods and strategy. So basically, this is also the structure that are inside the documents of the Climate Social Forum. So each track we will address, as you can see on the website, the very topics in 12 tracks, like resilience, mitigation, nature-based solution, energy transition, and whatever. Each one of each track will have a document that is properly of that track. And the meaning of the document is to receive from the audience and from the people that participate in the Climate Social Forum feedbacks, ideas, and so on in the structure that I showed you before. So this is basically the process. We have the track document. We will discuss on the different session of the meeting and ideas, thoughts, and so on. And we will collect through the open documents all the feedbacks from the audience. We present the document at the beginning of the track, and then we will discuss the document at the end of the track during the final plenary of the day. Once we have the final plenary of the day, like the document is drafted at the first time, and it will remain still open, not fully completed and not fully closed, till the end of the conference. This because we want also to take some, I don't know,
feedbacks or outputs that can come the day after or 2 days after and so on. But of course, at the end of the conference, we will conclude the process. So this is the structure of the track document. We saw before the governance level documents, so local, global, and national. Now we have the track document, the single track document, for example, mitigation, energy transition, and so on. So you will see that the document is organized like this. We have the less different level, so local, national, global. Here inside the track document are on the same Google file, and a preamble. The preamble just is a narrative on how the document has been done. For example, we were in 10 people that were participating to the call, and we discussed from 2 to 5, I don't know, and we come out with these outcomes that are the CFF outcomes. In the track document, the outcomes are organized by local, national, and global level, because which is the meaning that we have the different track documents that we discuss all the days. We will have a closing plenary at the end, and finally we will come out with the three documents that I presented at the beginning. So one for the local, one for the national, and one for the global level. So the Climate Social Forum wants to create the space of discussion and to make it very generative in terms of ideas, solution, and so on. So to do this, we are basing on some principle. And with this slide, I will connect properly on the facilitation training. It's very important to understand that once we will facilitate and we will moderate something, we have to create a safe environment in which the people can express themselves. They have to feel like at home, they have to feel in a good mood to express their opinion and their thoughts. They need to feel safe in a way. That's why when we also moderate and we manage the talk and so on, it's important to be polite and to be kind, even if we have to say no. Because the thing is to create a safe environment in which we can express and we can feel included in. So I just spend a few words about Talanoa. Talanoa comes from the Fiji Island, and it is it reflects this inclusive and participatory dialogue process by which, I saw a question, sorry. I will stop in a moment. I believe it's the managed information we receive and discuss as that conversation, manage all. Okay, yeah. If you want to express more your intervention, Adriana, you can take the floor and also take it by voice. So please, Adriana, if you want to add something. Okay, thank you. I believe it's imagine all the information, because you are talking about being facilitators of the forum. So my question is, we are gonna put the information in some documents, or only we are going to discuss that, a conversation like we are having right now? Good question, and perfect question for the moment, because it allows me to connect the documents with the facilitation and moderation of the session. The very answer to your question is that finally we want to find a way to collect the ideas and the outcomes from the discussion into the documents that I show before here in the track document. How to do that? That's the game, we can say. It's the role that we have to do as facilitators and also as support to facilitation.
The one thing that we will do during the conference is sending the document track of the day to all the participants of that track. So each one can get, have some access to the like document shared. And what we have to do, we have to say, okay, we have shared with you this document. During the day, we will have some discussion that will be facilitated and so on. Please take the chance to insert your input inside this document, okay? So as facilitator, our role will be to foster the discussion, to say, okay, now it's your turn, now it's my turn, now it's the turn of Umberto and so on. But in the same way, to like suggest to put the input into the document. So I will go into the program in a few, and so we can understand a little bit more, which could be also the role of the facilitator. But the concept is that the participant will be provided this document. And now we have to manage the discussion and the consideration and so on in order to help the participant maybe to like add some inputs and add some suggestion and so on. We provide like the schema, the framework to do that. But now after we do this is like we demand to the participant to give their inputs and give their voice. I saw before the process. So I come here. I will say in the Talanoa dialogue. Basically, just to a little bit go in deep into the Talanoa as it come real, the Talanoa, it consists in mainly three plus one phase, because the very first one of the Talanoa dialogue is like the entrance space, we can say. So the moment during the meeting in which the participant are just sharing their thoughts. For example, we now started the conversation, we introduce ourselves. And if you want, for example, if we want to implement Talanoa dialogue, we can say, okay, welcome to all. This is like Talanoa, please give your input, your suggestion freely without anything, just share. And so maybe Umberto can take the floor and say, Umberto, what do you want to say? Adriana then can add something. And there is no structure in doing this. This can last like a brief space in order to, as I said, create the safe environment. You have to imagine, for example, if you want to start a discussion and I say to you now, okay, we have to say where we are and you have to tell me whatever you want inside the framework or where we are. At the very beginning, it's a little bit, I don't know, pushy. It's nothing, is something that doesn't let you feel comfortable. So the role of the facilitation is also to make the people in a comfortable space. So maybe before asking you where we are or to asking you your answer to this question, I can say, okay, now we are talking about energy transition. Adriana, what do you think about energy transition? And I don't know, you can respond whatever you want. Let's try. Now we are talking, the topic of the session is energy transition. And welcome to all. We are talking about energy transition. And today we are all gathered talking about that. So please, Adriana, or others, do you want to share something about energy transition? Are you talking about the scientific word, or it is, I don't know, like something that you said for explaining another thing?
like an idiom? You can say, for example, I think that energy transition in my country is doing well or is doing bad, whatever. So at the very first, in general, we can say, I'm trying to like mimicry the way on how discussion can be fostered. So for example, you join a session on energy transition and the facilitator will open the floor and will say, welcome to all. We are in this energy transition session and our goal today is to find out and address solution to make a just energy transition. This is the energy topic. Before going into deep into the topic, let's give a round of intervention to warm up. Okay, so I give the floor to the participant. So open your mic and share your very first thought, talking about energy transition. The first thing that comes into your mind when you're talking about energy transition. I don't know. I'm making an example, so feel free to open the mic and say. My first thought will be fluent. Okay. I just stop one thing because we got in a point that also helps facilitation. So in the meanwhile, welcome to Martina Francesca. One thing, you and Adriana, you and Umberto were taking the floor in the same time, okay? And so finally, you crashed like in the same time. Another important role of the facilitator is to set up the rules of engagement. For example, how the people can get the floor. This is something that we can do online, but we can also do offline. It's the same way. On the online way, we can do like this. Usually we can also make this kind of thing. Now I stop sharing my screen for a moment. What I didn't do, but is required when we are facilitating is always set up the rules of engagement. And so I had to do at the very beginning of the session before giving you the floor, say, okay, welcome to all. I will facilitate this session. And please, now we will start the discussion. Refer to the rules or like suggestion that I put in the chat to take the floor. Put like, I don't know, a plus to ask for the floor, D for making a question, or C for making a clarification. This is something that I didn't do, got it getting wrong. But usually when we are managing each talk, we have to do each interaction somehow, and also on the online interaction, it needs sometimes some like rules or ways of engagement. We have to decide at the very beginning because it can happen, for example, what's happened to Adriana and Umberto, that they were taking the floor at the same time. So once I get, for example, the rules of engagement, maybe Adriana wanted the floor and she can put a plus on the chat, and also Umberto. Maybe let's try. Let's think to start again the discussion. I start the discussion. I say, I'm the moderator. I put the rules of engagement in the chat. Please, to take the floor, write a plus into the chat or eventually raise your hand. So the floor is yours. Okay,
Umberto, please take the floor. Just consider to manage your intervention inside a certain time, 5 minutes. Yeah, yeah, it's going to take very less, I think, because the first thing it came to my mind talking about energy transition, I'm looking for houses in this moment of my life. I'd like to buy my first house, so I'm taking a look around, and it's astonishing to see how new buildings are really, really more energy efficient than maybe just 15 or 20 years old buildings. It changes a lot, and I'm noticing a change in that direction with energy efficient new buildings, okay? This is the first thing it came to my mind talking about energy transition. So much more solar panels and so on, just happening right now in relation to just maybe 15 or 20 years ago. Okay. Thank you, Umberto. I didn't do now because Umberto stay on time. But for example, if Umberto was taking too long, in a kind way, of course, not being rude, I will say, thank you, Umberto. Please go to finish in 30 seconds, or go to finish in the time. Another important thing. Usually, I don't know if into the Climate Social Forum, we will have the chance to have also timekeeper that are separated from moderators. But usually, if there isn't any timekeeper, it's important for the moderator to take the time. To say, okay, thank you, Umberto. Okay. Okay, no, don't worry, Adriana, don't worry. This is like a general training, and you are not obliged to moderate. We just fill out some forms to be moderator, and this training is for the moderation ones. But don't worry, now we are going a little bit in deep, and you can stay here and listen. No worry, because don't feel obliged to do that. But by the way, I was saying the moderator can also take the time. So Umberto will stop the conversation, and then I will give the floor, for example, to Adriana. So Adriana, the floor is yours. Tell us, what are you thinking about energy transition? Okay, the thing I said before is that the first thought that came to my mind was fluency. Okay, thank you very much. Okay, this was like the simulation of the first part of the conversation. The second part can be facilitated by, for example, be pushed by the moderator to an argument to another. For example, okay, talking about fluency. Adriana, what do you think, or also all the participants, what do you think about the current state of art related to the fluency of energy transition? I don't want to continue now, but just to figure out which is the process. Now we are turning from the first phase of introduction or open floor to the very first question, that is where we are, the state of art. I will go a little bit fast to give the possibility to Martina Francesca to also help and go into. I will introduce an expert now. So I take the chance also to introduce an expert. Martina Francesca, she is a professional facilitator, and she will help us to understand how to manage online facilitation, which are the tips and the hints and so on. So I will go briefly at the end. Sorry. Pointing out some notes about the events themselves.
as you will, can see from this slide, we will have broadcasted events that are these ones that are listed also on the website, and offline events. We will send the offline events the day before the track in order to like get the people more aware about the topic. So the facilitation could be easier on the day. On the day, we will have some discussion about the topics, some pointing the problem, so round tables and so on, and then some experience of solution. The idea is to help us, for example, in the plenary, to develop ideas and to like foster new contribution and so on. We have several social media channels, so please share and also invite people to join and so on. And now I also, we have the community. I will give the floor to Awa and Martina to let us know some hints and tips about online moderation and so on. So thank you for being here, Martina and Awa. Okay, so thank you, Domenico, for the, it was something that fell off my table. So I came in a little bit later, so I don't know what Domenico was sharing with you. I have prepared a few slides with some ideas about how to, some skills or some tips and tricks that you could use when you are facilitating or you are hosting a conversation during a table conversation. So I will share them briefly, and then maybe if you have questions or if you want to add anything, that will be, I think, useful. So let me find them. Okay, sorry, because I had them open in my computer, and now I cannot find them anymore. So that's, of course. Okay, so I can find them. Well, anyways, so I will do it without slides. So that will be, sorry, I had them for another project. If you want, I will take the sometimes to add some other hints, and in the meanwhile you are searching on. Yes, yes, if you want, but I think okay. I had them open and I'm now thinking, did I save the work that I was doing or not? So, but no worries, I have another version. So yes, please, okay. Go on, Domenico, and I will find them. Okay, no worries. I was saying the last things that I wanted to share and anticipate this part that maybe will also usable after the Martina's talk is the Zoom panel. Just to introduce some few comments, I think that most of you have the Zoom panel knowledge. And I don't want to bother you to the main things on Zoom and so on. The things that are important, and I advise you also to be aware during the moderation of online meeting, is that maybe sometimes it could happen that during the chat there will be also some possibility of people that are introducing the chat and doing, I don't know, bad things. These are the scammers, we can say. These are called the scammers. And you can block the scammers by the Zoom panel. I just want to, I don't want to like go too much, like point the attention on these, but just to say that, for example, if you are in trouble with Zoom, there is the possibility to block eventually the conversation and to stop the conversation. This will not happen, and of course I will be also on the background all the time that is needed, but in the case of emergency you can block the conversation. You will have like the possibility to do that from your Zoom panel.
I will share with you also some guidelines on the Zoom panel commands and so on. But now, maybe Martina, if you want to go. Okay. Yes, I found them finally. I saved them, but in another place, so I couldn't find them on my computer. So I think that Domenico was sharing with you mainly a few technical tips and tricks and experiences and so on. What I wanted to share are a few ideas around what are the skills that are needed for table hosting. So when you are hosting a conversation around any topic that you will discuss. And I have like a few key ideas that could be useful for you, and Awa, feel free to come at any point. So the first skill that I would like to suggest is asking questions. So it is useful as a moderator to be able to ask open-ended questions that are a useful way to encourage participation, to help people clarify what they are saying, to help people refine their ideas. So for example, a few questions that you could use to encourage participation or to deepen the conversation, you can see them here. So for example, can you say more about that? So if a person is discussing something, you could say, can you say more about what you're saying? What do you mean by? So this question encourages people to go deeper and to explain better what they are trying to say. Maybe you could also ask to the group something like, are there other ways of looking at this topic? And in this way, you would encourage participation and encourage different perspectives on the same topic, so you have more perspectives. And another question could be, does anyone have comments on this? And you could use this question to encourage more contributions from the participants. And of course, this is just an example. Of course, there could be many more questions that you could ask. But the idea would be that with open-ended questions and useful questions, you can somehow encourage participation and help the group discuss the topic more more in depth. Then another skill that is useful when you're moderating a conversation is, for example, the ability to summarize what people are saying and verify if you understood correctly or if your summary is accurate. So for example, you could repeat with your own words what the speaker said, and then just ask something like, did I get what you were saying? Did I understand correctly? Or something like, let me see if I understand you, to make sure that you are, as a moderator, you are understanding what the person is saying, and somehow you are giving an accurate summary of the contribution. This is important because this summarizing and verifying is important because it creates an atmosphere where people feel heard, of listening, of mutual respect. And it is also useful when the contribution that the person is trying to make maybe is a bit long, or there are many topics together and it might be a bit difficult for the other person, for the other people or the other participants to understand what the other person is saying. So as a moderator, you can support that person in clarifying and in understanding what are the key ideas and key points that he or she wants to make. Another thing that you can do is, for example, keeping track of ideas. Martina? Yes. Martina? Yes, one moment. In the previous slide, for me, it was very important also when you are trying to summarize
or verifying what a person said, try to avoid to interpret or to assume things the other person has not told at all, because sometimes you are like slightly changing the topic or interpreting what you, doing assumptions about many things. So try to be like very accurate when you summarize. And as Martina was saying, checking for the verification from the other person, like it was like that. Is that fine for you? Do you want to add something? And in this case, you are like receiving the feedback and the validation from the other person, like to avoid to integrate in the speech things that the other person has not told. And you are like trying to emphasize or to add to the conversation. That's important, you to be moderating and facilitating and not trying to lead or to guide the conversation, I would say. Thank you, Martina. Yes, this is important. And as a moderator, it is important to have these external perspective and not adding your own perspective, as Awa was saying. Yes. So another interesting and important skill that you can use as moderator or table host is, for example, keeping track of ideas. So sometimes you are discussing a topic that can be very general, very wide, and there could be different conversations at the same time. So for example, Domenico was mentioning energy transition before. So it is a very wide topic and there could be like different topics inside the same general topic of energy transition. So what you can do as a moderator would be to keep track of the different topics that are being raised at the same time. So for example, you can see here a suggestion of how you could do that. So when you realize that there are maybe two or three different ideas that are being discussed, you could say, looks like there are three conversations going on right now. I want to make sure I'm keeping track of all of them. So for example, the first one is about energy transition in buildings. The second topic is energy transition and society. And the third one is, I don't know, energy transition and renewable energies. I don't know, just inventing. And again, verify with the group, check with the group if your summary is accurate, if there are any other comments or perspectives. But this is important because it makes easier for the group to understand what are the key ideas and key topics that are being discussed, and also to organize, let's say, the conversation, because sometimes, especially if a topic is very wide, there could be different streams of conversations that are interconnected, and in this way you as a moderator are helping the group in keeping track and in having an overview of the conversation. So this is another useful skill and suggestion of what you could do. And maybe as a last, there could be much more, but as a last suggestion, in your role of moderator, could be mindful of participation and try to see if there is balance in how people participate. Sometimes, especially when the conversation is very fast, with lots of people asking or speaking, there might be people with a quieter communication style that could find it more difficult to participate. So in your role as a moderator, you could keep an eye on participation and make sure that everybody is able to participate at the same time, in the same way, or at least that everybody has the chance to participate if they want to.
So you could encourage people, for example, you could ask, are there any other comments from people who haven't spoken yet, for example, or keep an eye, if you have as an agreement to keep your video on, you could keep an eye on the participants and see if maybe somebody's making a hand sign or a gesture or looks like he or she is trying to speak. You might encourage, for example. And something that is very easy and very useful could be to do a go round. So ask everybody in the breakout room to express themselves, to speak. Of course, a person can say yes or no. So of course it's not forced to speak, but is given the opportunity as a first introduction. So start with a go round as a first introduction of the topic so that at least everybody has the chance to speak at least once and then see how the conversation goes. But again, this attitude of keeping an eye on participation and make sure that it is balanced, it is important. I also guess that in the breakout rooms, you will have maybe an international audience. So you might have different communication styles also based on different cultures. So it would be important if you have if you have attention also for this aspect of participation. So those are a few ideas, key ideas, key suggestions for your role in breakouts as moderators. I don't know if you have any questions or any. Okay. First of all, thank you to Martina for her contribution, and thank you also to Awa for being here with us and to give us an example on how to create a safe space for conversation. That also is the very basic meaning of also facilitate the conversation. And yeah, if there are questions, and also I take the chance also to take this question part. Is always kind and also important to ask for questions. So create the moment for the questions. So if someone has some questions, as Martina said, is important. Adriana is asking, okay, do you want to make the question by yourself, open the mic, or we can read your question? Okay. It's if you read, don't worry. Okay, we hear now. Please go ahead. There is also the question already in the chat. I don't know if Adriana is just writing down it. Okay. The question is, how do you manage someone who is talking a lot of time and times out? I would say, Martina, that one of the other key points that would be interesting also to add to these tips you were sharing with this group would be like generating ground rules for the space you are facilitating. For example, clarifying who is facilitating, clarifying that there is an intention of no judgment and welcoming the different opinions and voices. And also you could, for example, clarify that there will be turns of word and even that the facilitation might interrupt a given person if they are using like a bit more time. That could help you quite a lot, I would say. Also, for example, clarifying how to express agreement in the chat
or how to ask for a turn. Yeah, maybe you can use the raise hand option or Zoom, but also maybe writing down a T for the turn or something like that. Try to have like basic ground rules that might help you also to like to create the container and the space where the dialogue and the conversations will develop. Yeah, Martina, what do you think? Yes, agreed. So if you have ground rules that all the group knows and that are explicit, that makes it easier for the facilitator or moderator to interrupt or to say, we need, I don't know, to listen to other people or something like that. So you could also try to summarize, so to use that skill that we explained before. So to summarize what has been said by that person until now, and make sure that your summary is accurate. But of course, this is easier in your role because you are in a very special role. So you are a facilitator or moderator. That is much easier if you have a set of ground rules that everybody agrees to and clarify what you are going to do during the conversation. I would like also to say hello to Adriana because I arrived a bit later, and with Domenico and Martina, we know each other quite a lot, but not with Adriana. So, I would like also to introduce one of the topics that for me is very debilitating in a space like that, even more being online. Is that here, this is, let's say, a gather of activists, mainly, maybe also other people like other stakeholders or something like that. But try to remember when you are facilitating that you are not facilitating as an activist. I mean, your role is not guiding the conversation, is not giving more voice to one person who has the same opinion than you. Your role is more like taking care of the process, helping to create a safe space for the conversation, also like welcoming and generating a good container for the conversations to get developed. So I would say try to remember that you as an activist, you have your own beliefs and ways of being, but maybe you will find people with different needs, with different opinions. So facilitating is trying to generate a space where these different voices can dialogue in a safe space and in a generative space, I would say. So maybe if sometimes you are like realizing that you are reacting to a topic or something like that, try to keep perspective and maybe to ask to the person to explain this opinion a bit more, to reinforce the person to talk in first person. How was it for you in your experience? More than talking like about abstract things or something like that might difficult the conversation. You will have a risk online, and we have it also in presence. The idea is not to generate a mental debate about things, but where two people are like struggling, but to welcome different voices and putting one voice aside the other, like to create intelligence, the collective intelligence about this topic. That is like our goal. So sometimes try to get a bit, try to take a bit of distance about the contents and the topic and to look more at the process. Is the different people having a space to participate? Are they talking from their own experiences? Something like that. Because if not, you might use your role to control or to guide the conversation. And this is not the idea, I would say.
your role of moderating or facilitating is more taking care of the process, generating a safe space and welcoming the different voices, I would say. Thank you very much, Awa. And thank you also, Adriana, for the contribution. I will take the chance to greet also Asia that has joined the conversation. So welcome, Asia. Hello, everyone. Hi. So just to introduce to Asia, we were listening to Martina and Awa about some tips to facilitate and to moderate a session and to create also a safe space for participation, as you can see from the slide. I would ask again if also you, Asia, have some, I don't know, curiosity or some things that you want to know, even if you are joining a little bit in advance, but don't worry, if you have some tips and some thing that you want to share. Let's make a last round of question, and then before celebrate, because now is the time for celebration in a few, I will share you something related to the participation and the process inside the Climate Social Forum properly. But first of all, as I said, let's make a round of questions. Asia, for you, feel free to also share doubts and things for the moderation. You will moderate some session and take the chance that Hawa and Martina are with us. Yeah, I think maybe I'll look back and get some tips. Generally, I've taken from other people with slightly more experience than myself to moderate at best. So I'll try to gather from these questions more tips myself and how I can do my best to moderate. I can also share, of course, those slides. I can share them with you. So it's the first collection of tips and tricks and suggestions. Well, that would be great. Thank you very much. No worries. Thank you. Thank you very much. Okay, if there aren't any question, I will share myself the screen for one moment. So thank you. I will return to my presentation. Okay, you can see because I cannot start the presentation mode. By the way, this slide briefly resumes, as we say before, the process that we want to implement in the Climate Social Forum. We will share like a track document that is like a document in which we take notes about the inputs and the suggestion on the topic during the track. And we will take it open and open to be elaborated for all the time of the track, so in all the time of the day, and then we will discuss it in plenary to make a first draft. And properly on this, I will focus for 1 second, and I'm going to the document that will explain the different moment that will happen in the plenary. For the first day, we will follow up me and Virginia, that is another girl that is helping in Climate Social Forum. We will lead the way on how to organize the plenary. But I just want to share like the how we think to organize the plenary session. As it is online, of course, it will be a little bit different from a plenary session in a general way. So we will start with a wrap-up moment in which we will like share how the day has gone. So share impression, experience in a free mood, as we saw at the beginning. And this part will also be the one in which working groups that will act during the days can report
their activity. So, for example, there could be some session in which working group or I don't know, workshop will take place. And so in the wrap up moment, we will take the chance to one spokesperson to told about the works of the day. Then we will implement the elaboration phase, we can say. This second one that we call the Talanoa. Talanoa will be one of the techniques that we will use in order to facilitate and compile and elaborate the track document. In this moment, particularly, we will be splitted into breakout rooms. And properly on the breakout room session, I want to make a try together to you properly now in order to see how it works. And then finally, after the elaboration phase, we can say we will make a synthesis. So we work in working group, we create some proposals and so on. And then finally, we come out with the outcomes at the synthesis part, okay? So you have to imagine that the plenary session that will happen at least at the end of the day and at the end of the World Climate Social Forum will be organized in these three moments. So a moment in which we report the works of the day, a moment in which we elaborate the works of the day, so we can adjust the document, we can write down and so on, and then we can go in the final, we can say, deliberation phase or final report phase. So all, for example, to, as I said, produce the document that we are working on. Just to conclude and to summarize, I will return into the presentation. The idea is that each day we can produce and work on a track document that finally, in the closing plenary, will come into the three output documents that are one from for each governmental level, so local, national, and global. Okay, I was saying the breakout rooms. I don't know, maybe Adriana, Asia, are you familiar with the breakout room? I think yes. Also, okay, Martina and Awa, I just know that you are familiar. But I'm asking to Asia and Adriana, do you know about the Zoom breakout rooms? Yes, I do. Okay, super. So let's make a really, really brief try about the breakout rooms. Now we are five. Okay, we will split in a moment into two breakout rooms in order to see how it works. Also because, as I said at the very, very beginning of the session, we will like record this session in order to let available for the ones that could not come today. So you have to imagine that, for example, we are in the plenary, we are discussing and we are reporting the works of the day. And then after finishing the reporting, we are going into breakout rooms. Each breakout rooms will be assigned to one of the three questions of the Talanoa dialogues that I remember are where we are, where do we want to go, and how do we get there? So just simulating the thing, now we'll split you into two breakout rooms because the number we are allowed to make two breakout rooms. And so it will appear now like a message to join the breakout room. Okay, by this example, the breakout room will last just 1 minute. It's just an example. In the real session that we are gonna go,
each breakout room will last 15 minutes, and we will make 3 rounds of the breakout rooms. Okay, guys, we are now Domenico. We'll stop. Sì? Scusa Domenico, perché vedo che siamo noi adesso, volevo chiederti se ti serve ancora il nostro contributo, se c'è bisogno ancora di... Let's close. Okay, stop. Sì, ma magari anche Domenico, stavamo pensando, io non mi sono fermato molto a... Ah, sta registrando, poi dopo. Okay, here we are. Welcome back, also to Adriana. Okay, now let's close the session. Maybe, Awa, do you want to add something or? What I was thinking about, maybe I was a bit confused about the aim of this meeting. So what I was realizing is how can we doing this role of moderation or facilitation. And I was also reckoning that maybe Martin and me can directly hold some of the most challenging spaces if we are able during these days. But also remembering that, as you know, Domenico, we have trained so many people in this training of facilitation of groups. Maybe it could be also an option if you need more support to talk with some
some of these students and maybe directly to ask them if they have availability to hold a session of one hour or 2 hours. I mean, in this way, we can work also in a parallel mode, like just speaking to these people directly and giving them like the ground rules and some key aspects. If it might be helpful for you, let us know. I would say yes. That. Thank you. Yeah. Dan, thank you very much, first of all, for your proposal. I think that let's discuss about that. Today also we have another part of meeting after the celebration, and we'll discuss, and we will very appreciate maybe an help on that, and let's coordinate maybe. And then the thing is that we can coordinate on that. I can share with you, for example, the table timetables and so on, and you can see if some of you or some of the students can be available. And very, very appreciated, because also, by the way, this want to be inclusive process, and if several actors are inside, it's also appreciated. Thank you, Domenico. And maybe also, like, if you want to choose between all these slots to facilitate, which ones are like need more skills or something like that, let us know also, and maybe we can directly give a hand in these spaces. Yep. And thank you very much, and I really appreciate it. Thank you. Okay, dears. Now it's time to party. If you want to stay with us, you are kindly invited. I just say to all the others also that we are starting to party, and really feel free to stay. I know that you have your time and so on, but you are very welcome. Just one thing, maybe we are streaming on our community. I showed before that we have the Climate Social Forum community, and this part to engage all the people will be maybe streamed into the community. Okay, I take a message to the people. We are starting to party. I think that probably we will go and party, you know, and in bed or on the sofa to prepare for the week. Ok, allora, questa presentazione per fare un po' il punto per domani e per i prossimi giorni, soprattutto sugli documenti di output che poi vorremmo andare a produrre con tutto il processo del Climate Social Forum. Allora, questo l'avete già visto, vado subito qua. Abbiamo creato 3 documenti che rappresentano praticamente le proposte da raccogliere ai 3 livelli, quindi globale, locale e nazionale. In più abbiamo fatto anche i documenti delle singole tracce, e adesso spiego un po' meglio come si svolgerà. Allora, questo è l'esempio di una traccia. Quindi i documenti che vedete qui, questi 3 documenti, sono ognuno organizzati per tracce, poi magari ne apriamo anche uno, e ogni traccia è organizzata in questo modo, proprio come il Talanò in realtà. Quindi lo stato dell'arte, il where we are, dove vogliamo andare, quindi where do we want to go, e che sono praticamente i prossimi passi desiderata, e poi come, cioè how do we want to get there, quindi metodi e strategie. Questa struttura un po' per facilitare anche poi l'organizzazione della ricezione delle proposte. Quindi ogni domanda del Talanò in realtà sotto 2 domande, 2 punti susseguenti che sono punti di forza e di debolezza, richieste, proposte, metodi e strategie. Chiaramente questi adesso li vedete in inglese, ma saranno tradotti in tutte le lingue.
cioè in italiano, inglese, spagnolo per adesso, perché francese, magari se qualcuno sa il francese può aiutare, volentieri. Io purtroppo non lo so il francese. Tu lo sai? Ah, va bene. Magari su quello... A livello scolastico alla fine, quindi direi proprio di no. Anch'io lo so a livello scolastico e per quello è il problema, perché adesso sarebbe servito. Ho chiesto un sacco di persone, ma nessun francese speaking ha risposto. Però alla fine l'italiano è più diffuso del francese. Dai. Vabbè, comunque ogni traccia avrà il suo documento in realtà, quindi giorno per giorno c'è un documento di traccia. Perché qual è l'obiettivo? Cioè noi diciamo a chi partecipa che ci sono questi documenti, glieli lanciamo all'inizio della traccia del giorno. Poi li lasciamo aperti, loro possono editarli, eccetera, eccetera, e alla fine della plenaria li discutiamo, adesso vediamo come. Si discute la prima bozza, poi il resto viene lasciato, come dire, aperto fino alla plenaria conclusiva. Ok, un'altra cosa che non ho detto forse anche prima, l'idea potrebbe essere anche, oltre a questi documenti, di avere una sorta di lavagna tipo Miro aperta, dove ognuno può mettere dei post-it, tipo un open space virtuale. Su quello poi ne parliamo, però era una cosa che aveva suggerito Virginia, che si occupa un po' più della facilitazione, e secondo me è una cosa interessante. Comunque, come sono strutturati all'interno i documenti di traccia? C'è una parte di preambolo, che magari la scriveremo dopo la giornata, in cui si riassume un po' come è stato fatto il processo di creazione del documento, e gli outcome, cioè i risultati, sotto forma dei tre livelli. Quindi ogni traccia in realtà in sé avrà i tre livelli. Poi cosa succede? Che lì in plenaria conclusiva li dividiamo e ogni documento si prende, cioè viene diviso in tre praticamente, e va a finire in uno dei tre livelli finali, quindi locale, nazionale, globale. Cioè noi si affronta la traccia tutti insieme, tutti quanti hanno proposte locali e globali, eccetera eccetera, tutti li mettiamo lì sullo stesso documento durante la giornata, si chiude, si lascia aperto, eccetera eccetera. Poi alla fine di tutto si discute in plenaria, si aggiustano un po' di robe, eccetera eccetera, e dai documenti delle singole tracce viene estrapolato il livello, che ne so, locale, globale, eccetera eccetera, e viene messo sul documento di output finale, chiaramente tutto rispettando i vari principi del Climate Social Forum e un po' riprendendo il dialogo Talanoa. Scusate che questo slide mi dà sempre problemi. Scusate. Niente, non vuole andare sto slide. Quindi da quello che ho capito ci saranno delle attività nelle break. Sì, alla fine, esatto, in plenaria anticipato ci sono delle attività nelle breakout room, esattamente. Cioè, quando siamo qua, in plenaria, ci saranno le breakout room, esattamente. E dopo vi faccio vedere anche la struttura di come avevamo pensato anche con Virginia le breakout room. Okay. Virginia, per dirti, Giorgio, un'altra ragazza che ha supportato nella facilità, lei è una facilitatrice e ha suggerito un po' delle cose da fare, diciamo un attimo confrontati. E poi, programma. Questa è la struttura del programma che adesso vedete in inglese, ma trattasi di questa notte, in realtà sarà in italiano tradotto. Mm-hmm. E sto solo vedendo il tool di WordPress per fare la traduzione. Però questo è il programma che ho organizzato nei vari momenti, come ci dicevamo, discussione del problema, trovare la soluzione, discussione dell'argomento. Trovare il problema e discutere delle soluzioni. E questi sono gli eventi live.
Dopodiché ci sono gli eventi offline, cioè qualcuno ci ha dato dei contributi, video, cose del genere, che caricheremo sul Clement Social Forum. Ci sono i nostri canali, quindi diffondete il più possibile. Ho visto Giorgio che ha condiviso e ti ringrazio la locandina. Fate come Giorgio, come se fosse un meme. E niente. Allora, io dovrei aver finito qui. Vediamo. Beh, i nostri canali voi già li conoscete, la community, siamo arrivati a 103 membri, che mi sembra un buon risultato per adesso, insomma. Poi spero che, come dire, con la conferenza, la mia speranza è che siamo stati un pelino un po' macchinosi nel fare il programma, effettivamente, e di questo magari quando finirà poi ne riflettiamo un attimo, però io penso che già da domani, con il programma fuori, e dato che c'è la possibilità poi di iscriversi anche alle singole tracce, i partecipanti aumenteranno un po'. Adesso vi dico, siamo verso la centinaia di partecipanti online, che non è malissimo, diciamo che va bene, però per, come dire, tutte le mailing list che abbiamo mandato, eccetera, eccetera, forse è un 150, 200 potevamo arrivarci, però non è un problema secondo me, perché nei prossimi giorni, quando si vede il live, quando si manda la mail, il comunicato stampa, eccetera, eccetera, penso, cosa che farò domani mattina, penso che un po' di interesse si susciti. Poi stiamo una settimana online, quindi di gente che si può unire ce ne sarà. Vado avanti, no, basta, ho finito. E faccio vedere solo quello che mi anticipava Irene, la plenaria. Hai anticipato quello che volevo dirti, infatti la plenaria è organizzata così. Ci sono tre momenti, ossia un momento di wrap up, o di, come dire, racconto della giornata, in cui ci condividiamo un po' come è andata, no? Quindi come i risultati della giornata. Un evento, una parte di Talanoa, quindi di divisione in breakout rooms, che qua ho scritto Talanoa, ma in realtà con... Scusami un attimo, ma stai presentando un'altra slide, giusto? Ah sì, non si vede. Infatti, te lo sto per chiedere pure io. Grazie, hai ragione. È che se condividi schermo, quando non condividi lo schermo intero, ti perdi sempre. Allora, dicevo, questa è la plenaria, no? Per esempio, della mitigazione. C'è una parte di iniziale wrap-up, quindi sintesi, racconti della giornata, com'è andata, se ci sono dei gruppi di lavoro, riportano un attimo, eccetera, eccetera. La parte di Talanoa, quindi di divisione in breakout rooms, quindi cosa facciamo? Ci dividiamo, in realtà faremo tre breakout rooms. E qua vi chiedo anche un consiglio, non so se è meglio fare locale, globale, nazionale, oppure fare le tre domande, cioè fare where we are, where do you want to get and how. E sulla base di questo farle ruotare, quindi si fa un quarto d'ora uno, un quarto d'ora uno, un quarto d'ora uno, e poi chiusura finale, sintesi. E quindi questo è il lavoro della plenaria. E non sarà, cioè il Talanoa è una delle metodologie che potremmo usare, perché Virginia ce ne ha dette anche altre, anche più assembleari, diciamo così, non in gruppi di lavoro. Però come prima cosa partiamo con questa versione del Talanoa, in cui ci dividiamo in tre breakout room, 15 minuti, giro, 15 minuti, giro, 15 minuti e poi si chiude. Su questo apro un attimo la discussione per chiedervi un consiglio, se secondo voi è meglio fare locale, nazionale, i tre livelli o le tre domande. Per tre livelli, cioè, quando tu fai le domande e poi fai, cioè, nella stessa domanda c'è, cioè, locale, nazionale, globale? Nella stessa domanda ci sono, sì, sono tre livelli in realtà.
Ma alla fine quando tu, cioè, quando tu dici nazionale, cioè locale, nazionale, globale, loro devono comunque rispondere a quelle tre domande, no? Sì. O è proprio una cosa... Alla fine tutti rispondono a tutto. Okay. Però, però dobbiamo capire qual è la struttura migliore per che ha più senso, cioè se fare prima lo stato dell'arte, poi i desiderata e poi la strategia, e quindi rispondere alle domande, oppure se fare i livelli, cioè dire cosa faresti e cosa ti concentresti sul locale, cosa faresti sul globale, cosa faresti sul generale, cioè in conciliare tutte e tre le domande in un unico livello. Beh, secondo me questa forse è la cosa migliore. Sì, anche secondo me, c'è cioè anche più semplice, cioè più comprensibile, più semplice secondo me, partire da livello livello. Cioè, okay, quindi incrociare le considerazioni di ogni intervento sul locale, perché poi spesso magari coincideranno, però appariranno anche di più le diversità. Che arriveranno da tutto. Quindi voi andreste sui livelli, cioè fare tre stanze che poi ruotano, però sul livello locale, sul livello globale e sul livello internazionale, quindi fargli concentrare sui livelli. Secondo me sì, anche perché poi nulla esclude che una posizione forte sul livello non influenzi quelle, gli altri. Cioè, se è condivisa da coloro, cioè, se dal locale parte un'indicazione che è significativa, che è importante su un certo problema, nulla impedisce che quell'indicazione passi sugli altri livelli e al contrario. Cioè, anche dal globale, se c'è un'indicazione collettivamente condivisa da tutti, può scendere fino al locale. Non so se ho reso l'idea. Ok, quindi voi dite, facciamo una prova, magari domani possiamo provare come va, cioè per domani facciamo locale, globale, nazionale, tre livelli. Oppure tu pensavi che forse era meglio partire dalle domande e... Tu cos'è che stavi pensando? Allora, mi era venuto in mente questa, però mi è venuto in mente mentre lo dicevo in realtà, che se tu fai a domanda, tu gli puoi dire, dimmi qual è la situazione, per esempio, qual è secondo te lo stato dell'arte a livello locale, nazionale e globale, e tutti lì giù fanno le proposte, e poi gli fai passare un quarto d'ora successivo gli dici, cosa faresti? In che modo, come dire, miglioreresti le cose e quindi dove vuoi andare? La seconda domanda. Ok. Globale. E poi come ci arriveresti? Ok. Sì, alla fine sono comunque tutte e due, secondo me entrambe sono comunque buone come soluzioni, cioè non vorrei dire che quella è meglio, quella è peggio. Però sì, secondo me andare dal locale, nazionale, globale effettivamente è come una sorta di percorso, cioè una sorta di, tu parti dal locale, poi quell'attività può essere estesa al nazionale e poi può essere comunque estesa al gruppo, cioè comunque parti dal più piccolo, è un crescendo, come dire, un percorso del genere, no? Però, okay. Cioè, mia opinione, nel senso, poi forse a livello di elaborazione del tutto non è quella più conveniente, forse, però... No, io ho solo una paura su questo, che rispondere a tutte e tre le domande per un solo livello è tanto condensato, cioè è tanto condensato in 15 minuti. Cioè, se tu devi, è come se devi risolvere tutto il problema in 15 minuti. Cioè, tutto il problema del locale in 15 minuti. E invece se tu gli dici, dimmi come stanno le cose, e me lo dici a livello locale, a livello globale, a livello nazionale, tu avrai in mente già un tuo stato dell'arte, diciamo così.
E poi gli fai fare lo step successivo e gli dici, ok, ora che hai detto come stanno le cose in tutti e tre i livelli, dimmi in tutti e tre i livelli cosa faresti. Ok. Cioè gli lasci, è un po' più guidato l'elaborazione. Per quanto è vero che locale, globale, cioè geograficamente ti verrebbe da dire guardo prima qua, poi guardo qua, poi apro. Però questa cosa in realtà tu, se tu hai delle idee, ce l'hai già questa proiezione locale, globale, nazionale. Difatti Giorgio l'ha detto subito, però quello che vedo locale poi si estende al nazionale, e cioè questa cosa in realtà ce l'hai già, cioè non ti serve un momento che te lo divide o te lo fa vedere. Quello che ti serve è capire lo stato dell'arte, magari, cioè come stanno le cose, fermiamoci un attimo, poi cosa farei? Fermiamoci un attimo. Come lo farei? Fermiamoci un attimo. Sì, adesso ho tipo uno schema in mente, e comunque sì, anche questo non è male, devo dire. Sì, perché io mi creo degli schemi mentali. No, Se no, no, lavori con è certe cose. ottimo, è perfetto questa cosa. E quindi sì, effettivamente. Che è un po' più, anche se sembra uguale, però è un po' meno frenetica, secondo me, il ragionamento nel primo, cioè nel secondo caso piuttosto che nel primo. Nel primo caso ti metti lì e dici, ok, aspetta, cosa devo fare? Allora, cosa vedo? Cosa vorrei? E come lo farei nel livello locale? Aspetta che lo metto tutto dentro, freneticamente, metto lì e in 15 minuti ho ansia, cioè mi viene l'ansia perché devo rispondere a tutte e tre le domande tutte assieme. Invece, no, lo descrivo così perché mi è venuto in mente così. Invece se dico, aspetta, mi fermo all'arte, allora globale, così, ce l'ho già un po' in mente. Locale, sì, ce l'ho già un po' in mente. Nazionale, sì, anch'io ce l'ho già un po' in mente. Boh, metto quello che ho in mente adesso, va bene. Fotografia, poi mi sposto di camera e dico, ok. Cosa vorrei? Ok, adesso che ci ho pensato un attimo a come stanno le cose, cosa vorrei? Mi sembra solo un po' più meno frenetico, cioè ho paura che la gente vada in panico, poi se gli chiedi di fare tutto insieme un livello. E dal mio punto di vista, Domenico, sotto il profilo del proseguire sull'attività, hai perfettamente ragione. Da un altro, però, io una qualche perplessità ce l'ho e ti dico qual è. Un quarto d'ora nel quale tutti quelli che fanno parte di un certo argomento devono mettere a fuoco lo stato dell'arte, come stanno le cose. Temo che sia estremamente insufficiente. Cioè, ho paura che in quel quarto d'ora, proprio perché conoscendo la marea di sensibilità, di sentire, di discutere, di intendere, di comprendere, di percepire le situazioni, risulti come tempi estremamente ridotto di riuscire a fotografare concretamente uno stato dell'arte sul quale puoi dire locale, nazionale e globale. Non so se mi spiego. È una fotografia alla quale in qualche maniera ci si può arrivare al contrario, chiedendo a ognuno cosa farebbe nel locale, nazionale, per come lui percepisce il problema, per come lui vede la situazione. È strana, ma non è semplice No. la scelta di questo genere, però secondo me non è facile. Dalla precedente in inglese cosa avete tratto? Per capirci che io. No, beh, la precedente in inglese c'è stato un po' di problemi tecnici, quindi in realtà su questo non avevamo riflettuto così tanto, anche perché in realtà mi è venuto in mente mentre lo dicevo questa cosa. Mentre lo dicevo, aspetta, ma secondo me è un po' più lento. Possiamo fare così? Ditemi se può essere una soluzione. Dato che all'inizio io proverei, cioè proverei tutti e due i modi. Cioè,
ma inizierei a ragion, cioè, come dire, a razionalmente sul più lento, provando sul più lento. Non perché mi piacciono meno uno o l'altro, ma perché è visto che è il primo, visto che magari non tutti, cioè, non hanno molta magari idea di cos'è il Talanoa, eccetera, eccetera. Anche per un po' spingere su questa cosa delle tre domande, eccetera, eccetera, lo dividerei per la prima volta in tre domande. Poi magari già da martedì possiamo dividere i tre livelli. Che ne dite? Possiamo provare a vedere come va lunedì, e poi casomai vediamo un attimo il feedback anche da parte loro, come funziona, se hanno dei problemi o meno, e poi da lì procedere. Perché alla fine Ok. entrambe le proposte comunque possono funzionare, però alla fine non avendole ancora messe in pratica è un pochettino difficile prevedere quelle delle due, no? È migliore. Quindi sì, secondo me potremmo un attimo vedere domani come va. Condivido, condivido. Ci sta. Si può sicuramente ragionare in quest'ottica qui. Ok. Allora, poi cos'altro? Vabbè, la tabella dei turni un po' l'abbiamo vista, o anche prima, che poi l'ho condiviso con Irene. In realtà mi sta venendo in mente questa cosa. E qua chiedo soprattutto a Irene e Asia perché sono le persone che riuscirebbero a farlo meglio. Sarà sicuramente, soprattutto nella plenaria, ci sarà il problema delle traduzioni della lingua. Volevo chiedervi se riuscivamo a dare un supporto su questo, quindi a fare l'automatic translation, cioè l'interprete in reale durante le conferenze. Serve una persona che sia dedicata. Quindi tu e Asia siete già, come dire, riuscite a farlo perché sapete l'inglese e l'italiano. Sulle altre, su alcune, vedrò anche dopo chi partecipa dove, quindi a volte non sarà necessario anche la traduzione, e a volte la posso fare io se qualcun altro mi dà il cambio sulla moderazione. Però se per esempio c'è, che ne so, Lenin nelle prossime riunioni che mi dà il cambio sulla moderazione, io posso fare da interprete. Però ci vuole sempre una persona che sia dedicata a quello. Su questo io vi chiedo, per domani, voi riuscireste a darmi una mano sull'interpretazione in alcune di queste o quelle che volete? Allora, io potrei scegliere la mia disponibilità domani, tuttavia, cioè allora, cioè nel senso che okay, so l'inglese, però vorrei un attimo capire bene come dire, la terminologia, no? Nel senso che non vorrei che fosse troppo scientifica a tal punto da dire ok, non so bene come dirla in inglese, cioè non vorrei che mi capitasse questo più che altro, quella è la mia paura. Quindi comunque sì, cioè, nel senso io ho problemi di disponibilità anche perché cioè, l'ho già fatto anche in precedenza il lavoro della traduzione, quello non è un problema. Quindi sì, dimmi pure tu in quale sezione ne avresti bisogno. Allora, soprattutto tu mi dicevi, tu eri disponibile dalle 17 in poi, no? Sì, O dalle anche dopo, dimmi tu quando. Sì, allora, domani, sì, dalle 17 in poi, sì. Mi stavo confondendo con i Ok. giorni. Quindi magari adesso sentiamo anche Asia. Se Asia aiutasse prima, cioè quindi la plenaria e fino alle 17 o anche fino alle 18 potremmo dividerci appunto che tu la dovessi segnare in realtà sui social magari mettiamo solo Lenin e ti sgraviamo dalla parte di social diciamo e poi tu fai quelle dalle 18 in poi. Che ne dici? Allora, dalle 18 in poi sarebbe cioè quella nella tabella successiva, giusto?
Sì, allora, aspetta che mi fermo un attimo che sto andando come... Allora, sarebbe questa qua, di Elizabeth Gululu, di Climate Smart Agriculture. Ok. Quindi e dovrei poi... farla dall'inglese all'italiano. Esatto. Ok. Poi, esperienze di agroforesta e Red Plus. Allora... E sempre dall'inglese all'italiano? Sì. Ok. Però sentiamo anche Asia, aspettiamo anche Asia per questo punto, così capiamo lei quando può. E allora, io il pomeriggio mi viene più difficile, perché io domani mattina termino un evento all'1 e ho tutto il post evento, comunicato stampa, social da gestire, e la vedo difficile di riuscire a... Allora potresti aiutare sulla plenaria per l'interprete la sera? Sì, quello decisamente. Okay. Ma potrei anche magari già darle qual era quello... Perché io adesso vedo quello di Alessandro Di Donna. Che ore sì. erano quelle? Dalle 19. Se io vedo che tu hai già inserito Irene, però se Irene magari vuole prendere pausa, vuole, ah no, perché fai social. Ok, non lo allora, so. No, possiamo fare così. Mettermi adesso dalle 17, giusto Irene? Sì. Allora farei magari, anticiperei, farei 17-18 Irene. Ok. Ma Alessandro Di Donna parlerebbe in inglese? Sì. Ok. Domenico, se hai bisogno, ma non ce ne sarà bisogno, io mi presto per farti il traduttore dal siciliano all'italiano. Dice... Va bene. Va bene, dai. Ascolta, io non lo so, questi giorni cercherò di partecipare più che posso. Il discorso in link è sempre questo? No, però ti è arrivato in Open Plenary, c'è scritto Open Plenary. Allora devo andare a cercarlo. Ma dovrei averla ricevuta anche io, la mail? Sì. Ok, perché... Ah, allora mi sa che l'ho visto, sì. Cioè adesso poi... Cercate Open Plenary, Open in Plenary. Ti chiamo. Va bene. Casomai ti chiamo e non lo so, io... Cercherò di dare il mio contributo per quel che posso, perché non so che altro dire. Speriamo bene, Domenico. Sono in una fase un pochino... Bah. Dai, ti vedo troppo giù. Ho l'impressione che le cose non vadano con... e non seguono la necessaria urgenza, importanza e... che dovrebbero avere per mille ragioni, per cui speriamo. Io nonostante tutto ci credo ancora, ma sono un po' complesso. Dai. Vi arriverà via mail una mail come interprete anche, cioè vi mando la mail come per entrare in Zoom come interprete. Ok, vale. Quindi a me ha inserito 17-18 e poi no 19-21 19-20 ok e poi dalle 21 alle esatto. 22 poi la plenaria. Sulla plenaria c'è solo una cosa che mi viene in mente, però vedo di fare i gruppi precostituiti in modo che e sarebbe dall'inglese all'italiano come chiedeva Irene. Sì tutto in inglese italiano, okay. Sì, l'interprete è inglese-italiano, quello richiesto è soprattutto inglese-italiano, perché tutti gli speaker parleranno in inglese, ma dato che ci saranno soprattutto degli ospiti in italiano, il problema è tradurre in italiano. A questo punto rimane un po' scoperta questa fascia qui, che adesso devo vedere come fare. Potrebbe farla Vladi, se c'è. Chiedere a Vladi. E la plenaria anche, adesso vediamo magari come organizzarci.
Prova a chiedere magari anche qualche amico che partecipa alla plenaria se può farmi la traduzione. Oh, Domenico, guarda che il mio pessimismo non è su questa cosa, io in questa cosa ci credo e sono anche contento e credo che è valida. Il mio pessimismo è purtroppo sull'aspetto più ampio di tutta la situazione, sulle difficoltà che ci sono a far prendere coscienza della gravità dei problemi. Essendo un po' meno giovane di voi, cioè, mi rendo conto che... Non lo so, finché avrò energie me le spendo, ecco. Dai, dai. Hai capito? Va bene, dai. Allora, su questo ci siamo. Cos'altro? Dovrei aver detto tutto. Se vi viene in mente qualcos'altro, ditemelo. Facciamo magari una discussione aperta. Io praticamente non ho ricevuto la mail, quindi casomai ti scriverò la mia mail sulla chat, perché non lo so, però. Non ha ricevuto la mia, va bene. Quindi vabbè, ti scriverò comunque la mia Dimmi. mail. Ok, scrivimi la mail sulla chat al volo. Arrivo. Ma quindi a te non è mai arrivata, forse neanche l'hanno capito perché a te non è forse neanche mai arrivata una mail da questo indirizzo qui. climatesocialforum.org@googlegroup.com, vero? Sì, non, no. Infatti, Dai. la guardavo e dicevo, ma in teoria dovrei ricevere qualcosa. E no, comunque se vuoi, casomai, se ci fosse, cioè, se fosse necessario Drive, ti do la mia mail di Gmail un attimo. Sì, se ce l'hai ti conviene perché molte cose sono nel nostro drive. Ok. Allora. Aggiungo in diretta alla mailing list del gruppo organizzativo, così ti arrivano anche le mail che manderò da stasera e domani su tutti i documenti di organizzazione, eccetera, eccetera. Quindi Va bene, grazie mille. è quello che non ti è arrivata, perché io l'ho mandata per adesso solo a chi si è iscritto tramite il form e alla mailing list del gruppo organizzativo. Quindi giustamente non ti è arrivato. No. Metto un secondo. Nel frattempo che io faccio questa cosa, pensiamo se ci sono altre cose che dobbiamo considerare, eccetera, eccetera, perché facciamo un attimo un checkpoint delle cose. Cosa magari ci siamo scordati, cosa dobbiamo sistemare, eccetera, eccetera. Avviso subito che per quanto riguarda il programma, in italiano lo metto al volo e sarà sempre, cioè, in realtà il programma è ancora un po' aperto in alcune cose perché alcuni speaker mi stanno ancora dando risposta. Oppure, come avete visto oggi in diretta, quella ragazza che avevamo messo per delle tracce ci ha risposto che in realtà lei può per alcune tracce, non può in un'altra. Quindi ogni giorno manderemo sempre il programma aggiornato via mail ai partecipanti. Allora, no. E tu, Domenico, ma avevi, avevi
Hai detto che c'è qualcuno che si occupa della stampa. Della stampa. No. Tipo press, nel senso. Allora, non in particolare, nel senso che abbiamo dei comunicati stampa in italiano e in inglese, però da revisionare. E come dire, sarà da tradurre anche in spagnolo, però abbiamo comunicati stampa, abbiamo le mail che sto mandando io adesso alle agenzie stampa, quindi ho già mandato un po' di mail alle agenzie stampa di cui avevo contatto. Abbiamo fatto il communication pack, quindi tutte le comunicazioni che possiamo utilizzare per reclamare social forum su tutti i canali. No, la mia era più una più per quello, era più contattare, visto che gli speaker che partecipano sono persone ovviamente che fanno parte di organizzazioni molto grandi, magari università eccetera, ognuna di loro ha il suo ufficio stampa come organizzazione, e quindi non so se si vuole mandare un'email a questi speaker chiedendo a loro di condividere con l'ente di quale fanno parte, che sia università, organizzazione e così via, informazioni sul questo loro... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che serve e che in adesso un po' in lavorazione è il database dei relatori. Quindi quello che abbiamo, ti faccio vedere cosa abbiamo su questo tema. Sì, che poi basta in realtà andare basta andare giorno per giorno e vedersi ogni schedule, ogni relatore, vedere di quale organizzazione fanno parte, segnarsi l'email, fare una lista che immagino tu già abbia, perché vedo che stai mandando sul computer, però ok. Allora, io adesso ti condivido questa cartella, che è la cartella condivisa. Se tu vai su ufficio stampa, c'è tutto il materiale stampa che abbiamo, compresi dovrebbero essere i contatti. Il problema è che i ragazzi che si occupavano dell'ufficio stampa, che hanno fatto alcune cose, poi purtroppo c'è chi ha iniziato a lavorare, c'è chi... quindi si sono un po' persi via. Quello che abbiamo adesso è delle bozze, cioè delle lettere di invito, che quelle ci sono, quelle che stiamo mandando ai relatori. E poi c'è il comunicato stampa in italiano e in inglese, però l'inglese è da revisionare molto, perché l'ho scritto io, anche aiutandomi un po' con la traduzione automatica, e quindi è molto da revisionare. Tu comunque vai su working group ci sono tutti i documenti dei vari gruppi di lavoro, ufficio stampa, e vedi contatti, lettere di invito, eccetera eccetera. Questi sì che sarebbe utile mandarli ai professori, e se riesco domani mattina già provo a creare un database dei relatori e mandare il template, cioè il come dire, una mail standard che troviamo nel communication pack. Quindi mando quella, che è quella che sto mandando di invito, te la faccio vedere se vuoi, e loro chiediamo di veicolare. Però se tu pensavi qualcosa di più ad hoc, liberissima di migliorare quello che c'è. Quindi più che ad hoc, magari quello, se tu, quando hai finito questo database, a meno che non vai la mano neanche a completare quello, però te lo posso fare solo domani notte, probabilmente, per ogni organizzazione va bene l'email dell'oratore, ma magari ti cerco l'email proprio del loro ufficio stampa, quindi quando si manda un'email a loro si dice ok, mettiamo in copia anche l'ufficio specifico. Allora, quello che si può fare è, allora, sul database dei relatori non ti direi, per adesso, secondo me, se ci mettiamo mano adesso in due, perdiamo più tempo perché più che altro perché i contatti sono sparsi dovunque adesso. No, quando tu hai la versione base, che hai già una lista tua, io non è che ti vado a modificare quella, ne creo una, io ti mando il documento Word magari. No, infatti, esatto, quello che potrebbe essere utile invece sui contatti stampa, cioè se tu riesci a fare uno scouting degli uffici stampa, quello sarebbe molto utile. Appunto, però, ok, quindi aspetto che tu abbia la lista completa come preferisci, poi mi fai sapere. No, fallo indipendentemente da me.
Ti mando un template adesso per i contatti, però lo scouting di uffici stampa, di relatori, i contatti dei vari relatori, fallo indipendente da me, indipendentemente da me. Più che altro perché, ti dicevo, i relatori adesso, siccome sono andato alla velocità della luce a contattarli, non ho tutto il database preciso con nome, cognome, contatto, eccetera, eccetera. Sì. Alcuni ho la mail mandata, eccetera, eccetera. Quindi devo recuperare tutte quelle mail lì e metterle insieme bene. Ed è un lavorino un po' certosino che, come dire, dovresti conoscere tutto il processo da qua, cioè da quando ho mandato le mail a qua, per aiutarmi a farlo. Però quella parte di contatti stampa invece sì, cioè io ti mando un file Excel vuoto, tu lo riempi e li mandiamo poi a raffica tutte le mail che servono. Ok, domanda di curiosità tecnica, le mail a raffica, che sistema usi, mail normale? Allora, per adesso sì, so che c'è anche MailChimp. Ok, ma perché l'email adesso, se sono tutti in copia nascosta, non rischiano di finire spam? Non ti so dire, a volte non ho mai riscontrato questo problema. Davvero? Sì. Ok, no, perché tanti colleghi informati tecnici me lo sconsigliano vivamente, quindi non ci sto capendo più niente. Quindi d'accordo, mi fido del tuo, ne sapete più voi che me, quindi va bene. Cioè, a me non è mai capitato, cioè anche quando mando le mail per altre cose non mi danno tanti problemi, però quando cominciano ad essere più del centinaio meglio MailChimp. Ok, perfetto. Domenico, scusa, siccome sì. Domani mattina ho un impegno prestissimo sempre sulle vicende sales, la mail a quale facevo riferimento era quella che ho mandato oggi alle 16, quella per poi collegarsi sì. Domani. Esatto. Mi interessava quella conferma lì. Esatto, ok. E devo scappare, scusate, ma il vecchietto ha bisogno, a una certa ora deve mettersi, figurati. Soprattutto perché domani mattino prestissimo ci vuole. Dai, grazie mille, grazie mille. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Allora, giusto per ricapitolare, io ho questo template di mail che secondo me per il lancio può anche andare bene. Quindi quello che servono, giustamente, come dice tu Asia, sono i contatti. Quindi provo a condividerti adesso un file, puoi fare un po' di scouting e poi mandiamo le mail. Poi ci coordiniamo come mandarle. È tutto già in realtà nel questo famoso communication pack. Quindi in realtà accessibile a tutti, però coordiniamoci comunque, cioè, una volta che hai fatto il file con le mail me lo dici e lo mandiamo. Dimmi tu quando diciamo, appunto, mandami questo Excel file, io poi vado nel programma giorno per giorno e mi vado a vedere ogni organizzazione cosa ne fa parte e ti preparo okay. Tutte quelle dell'ufficio stampa. Mi potresti dare una scadenza di quando avresti bisogno di questo? Allora, considera che noi abbiamo sempre al nostro favore la mattina delle conferenze. Sì. Quindi se noi lo inviamo la mattina per le 10-11 di ogni giorno, abbiamo un po' di tempo perché le persone comunque partecipino, perché tutte le tracce, bene o male, o iniziano tra le 2 e le 5, alcune le 5, eccetera, eccetera. Perché in realtà io speravo di riuscire a finirti almeno i primi 3 giorni entro domani notte, perché così tu mandi le email già avvisando quello, per esempio, del terzo giorno che la persona della loro organizzazione parlerà. Va bene, se tu riesci a fare per più giorni va benissimo lo stesso. Per darti una scadenza, la mattina gioca a nostro favore un po', perché se io mando la mail, che ne so, alle 10, sì. Soprattutto in questo periodo che siamo un po' a casa, comunque la leggono e alle 2 o alle 4 o alle 6 poi si connettono. Però se tu mi dici che per i 3 giorni prima tu mi riesci a fare la mailing list, è tutto di guadagnato. Ecco, perché io per stanotte magari ti faccio quelle per domani,
che però in realtà non è che ci sa molto, anche perché devo capire, per esempio, Grameno, se lui viene a nome personale o a titolo dell'UPM? Non me l'ha detto questa cosa, in realtà l'ho data per scontata, ma non me l'ha detta. Ok, perché a seconda delle so che se è titolo dell'UPM loro hanno, a volte aggiornano il loro sito, quindi non è male come idea, ma non è detto. Se lui viene a titolo personale, che io sappia, comunque lui, appunto, ci sono persone come Arianna che sono interessate a quello che fa lui e che potrebbero aiutarti a condividere maggiori informazioni, ecco, di quello che fai. Quello è vero. Allora, ti condivido il file Excel, facciamo così, e intanto a tutti condivido anche il communication pack, che questo vale per tutti in realtà. Come vedete qua ci sono tutti i modi per comunicare il Flame Social Forum. Ok, posso chiederti se l'Excel sheet me lo mandi via email il link, per piacere? Va bene, va bene. Grazie. Lo mando anche questo a tutti in realtà, come l'avevo intenzione in realtà tra stasera e domani mattina di fare una mail super riassuntiva dove ognuno può trovare tutte le cose, cioè il communication pack, il seminario della partecipazione che abbiamo fatto adesso e tutte le cose in un'unica mail. Qua vi chiedo, secondo voi è utile? Può essere utile? Ok, va bene, dai. Allora adesso direi che chiudiamo. Ecco l'ultima cosa, giorno per giorno può essere una cosa carina, ma questa magari mi interfaccio con i ragazzi di Instagram eccetera eccetera, fare le infografiche degli speaker, tipo oggi parla Grammenos e c'è il faccione di Grammenos messo in uno stile carino, domani parla Tizio Caio e c'è il faccione infografico con quel tizio lì. Ma di questo mi interfaccio più con i ragazzi di Instagram, eccetera, eccetera, che li vedo un po' più sgamati su quello. Non è male come idea, anche perché il visivo è più efficace. Esatto, concordo. E anche voi mettete il Twibbon, cioè Dohir che si è scimmiato, a un certo punto ha mandato cose a Raffica, compreso il Twibbon, che non sapevo neanche se si chiamasse Twibbon, che è praticamente quell'immagine vuota al centro, dove tu puoi mettere la tua faccia e fare il... Ah, non so, sì, l'avete fatto anche tu, sì, sì. Sì, forse hai inviato le foto sul gruppo. Sì, 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 esatto. Vi giro adesso anche, vi giro al volo, questo lo dovete fare per forza. Ascolta, Domenico, ti ho fatto già il video che sembra una scappata di casa, quindi non ergardiamoci troppo. Ma dove l'hai messo il video, scusami? Io non l'ho trovato. L'ho messo dove ci sono anche i tuoi. Tu hai messo nel communication packet il link al drive. Io ho seguito le tue istruzioni. Grazie, grazie. No, hai fatto bene. Hai fatto bene. Però mandami un messaggio quando... Se no, me l'hai mandato in realtà. Non ci ho fatto caso, scusami. È fault mio. Da adesso chiudiamo, che è tardi. Abbiamo un sacco di cose da fare. Allora, grazie a tutti. E ragazzi, abbiamo fatto un grande lavoro insieme e devo dirvi onestamente che settimana scorsa non ero così contento perché comunque vedevo tante cose ancora troppe da fare, ce ne sono ancora tante, ma abbiamo fatto un bel lavoro, complimenti a tutti. No, complimenti a te, Domenico. Esatto, cioè io alla fine sono arrivata al lavoro praticamente fatto, quindi complimenti davvero a voi e a veramente complimenti davvero. Ma come si suol dire, siamo tutti sulla stessa barca, quindi cioè, non è che anche sono anche quando solo. Sprofonda, visto che ottimo, mi piace questa metafora molto al clima. Vabbè. Dai, ok. Buona serata. Vediamo qua. Ciao. Ciao a tutti.